Buongiorno e benvenuti ad una nuova edizione flash del TG di Rapina News. Andiamo a vedere subito le notizie in breve. Conferenza stampa questa mattina da parte dell'opposizione consigliera d'Avellino che ha attaccato la maggioranza del sindaco Paolo Foti sulla questione del piano di zona, la cui convenzione è stata ritirata dalla discussione che si doveva tenere proprio ieri sera a Palazzo di Città. L'assise civica viene svuotata dalle sue funzioni e l'affondo dei componenti della minoranza consiliare. Per la cronaca, a 6 mesi dalla tragedia della 16, Rosalba Ranuto, la madre di Arianna, la piccola di 10 anni sopravvissuta alla strage, ha fatto tappa dai vigili del fuoco di Avellino per conoscere gli angeli che per primi prestarono soccorso agli occupanti del mezzo della morte. Ancora cronaca nella nostra edizione flash: esce dall'ospedale psichiatrico di Aversa e picchia a sangue il fratello mandandolo all'ospedale. È accaduto alla frazione Calore di Mirabella e Clano. Un 50enne è stato fermato e denunciato dai carabinieri a piede libero. Cambiamo argomento: il caso acqua al tetracloroetilene nella Valle dell'Irno. Un documento della regione Campania ha dimostrato l'esistenza del composto organico inquinante nel pozzo di Chiusa a Montoro Superiore già nel 2009. Intanto a Solofra è stato rinviato il consiglio comunale che si doveva tenere il prossimo 31 gennaio. All'ordine del giorno vi era proprio la discussione sul caso acqua a Solofra. E cambiamo ancora argomento: 4,5 milioni di euro per le piccole e medie imprese irpine. Venerdì conferenza stampa presso la Camera di Commercio in Piazza Duomo ad Avellino, dove verranno illustrati i dettagli per accedere al bando di finanziamento. E chiudiamo con una notizia di sport: continua il giallo in casa Scandone Avellino sull'esclusione di Dean e Richardson dalla gara vinta dai biancoverdi contro Pistoia. I rumors di mercato danno per finita l'avventura di Jeremy Richardson con la casacca della Sidigas. Al suo posto arriverebbe Courtney Fels, già adocchiato dai biancoverdi in estate. È tutto per questa edizione flash del TG. L'augurio di una buona giornata dalla redazione di Irpinia News.